Progetto di conservazione e restauro, grazie al contributo della Fondazione CRC e ringrazio l'amico Sandro Trucco per il supporto e per essersi fatto da tramite di tutto ciò. E quindi, nella mancanza del papiro, la visione della vita della sessualità nell'Antico Egitto ci verrà da oggi dal dottor Prada. Quindi lasciate la parola, grazie. Grazie. Grazie mille al direttore Cristian Greco per l'introduzione, grazie mille sia Fondazione che ACME per l'invito a parlarvi. È stato anche un piacere avere un incontro precedentemente questo pomeriggio con i soci di ACME. Come avete sentito, penso resterò seduto, normalmente sono sempre inquieto e giro, ma per ragioni dello live streaming resterò seduto. Come avete appunto sentito, l'argomento di oggi sarà muoverà all'inizio dalla sensualità, che è forse un ambito della vita antico-egiziana sul quale abbiamo sentito più comunemente pitture di tombe tebane nel Nuovo Regno, poesia erotica del Nuovo Regno, in una sfera un po' più grezza, una sfera un po' più materiale, un po' più concreta, quella del sesso come bisogno istintivo, ma anche del sesso come argomento per battute, argomento per ironia, argomento per invettive e oscenità. Perché non dobbiamo dimenticare, quando appunto guardiamo la civiltà dell'Antico Egitto, fondamentalmente i bisogni e gli istinti dell'essere umano, come ci dice l'antropologia, restano sempre gli stessi. Nel mio sottotitolo specifico, inoltre, sesso e sensualità, sesso e oscenità fra Egitto antico, moderna e egittologia, in quanto come spero di essere in grado di trasmettere, l'argomento per se stesso ha causato dei problemi non tanto forse agli antichi egizi, ma più probabilmente ai moderni egittologi. Vedremo dei casi di vera e propria censura, direi, di argomenti e immagini di tema sessuale. Quindi, senza ulteriori attese, mi scuso già in anticipo anche se prendo degli svarioni in italiano, so che in passato l'ho già fatto, correggetemi nel caso. Dunque, innanzitutto, come ho detto, sensualità o sesso e oscenità. Ho usato un'altra immagine di Torino, sulla mia prima slide avevamo il papiro erotico di Dere Medina, in questo caso quest'altro ostracon di Nuovo Regno famoso con questa danzatrice a petto nudo. Ovviamente questa immagine viene spesso citata in studi sull'erotismo dell'Egitto antico, la sensualità di questa immagine è chiara. E spesso e volentieri, soprattutto quando si tratta di pubblicazioni per la divulgazione generale, credo che l'argomento di per sé del sesso nell'Antico Egitto venga spesso e volentieri sublimato, sempre comunque con questo aspetto della sensualità, questo aspetto composto, questo aspetto elegante. Ed è un po' appunto in cui questo argomento, questo punto di vista, che vorrei cercare di smontare questa sera. Non smontarlo in quanto falso, perché ovviamente gli antichi egizi come noi avevano questa immagine anche poetica, sensuale, eufemistica dell'amore, anche questa idea di una trasposizione dell'amore fisico e carnale, ma avevano esattamente come noi racconti erotici, racconti ironici dove il sesso veniva usato per l'appunto come un tropos specifico e persino anche dei testi di pornografia, potremmo chiamarli. Dicevo appunto ancora una volta, siamo abituati a vedere rappresentazioni come quell'ostracon o siamo abituati, come diceva prima il direttore Greco, a leggere passaggi di poesia d'amore. Non è neanche chiamata spesso poesia erotica, è chiamata poesia d'amore. Ho qui messo un passaggio fra una delle varie poesie nell'antologia erotica del papiro Chester BT1. Abbiamo qui anche qui queste immagini così delicate. La più bella fra tutte, ella para la stella del mattino, quindi Venere, quando si leva all'inizio di un anno felice, lucente splendore, di pelle chiara, seducente l'aspetto dei suoi occhi, dolce la parola che esce dalle sue labbra. Quindi ancora una volta abbiamo queste scene come questa pittura dalla tomba di Nebamun nel British Museum, abbiamo queste scene di danzatrici, questi studi che mostrano come gesti nell'ambito di scene del banchetto in queste tombe del Nuovo Regno, il passaggio del frutto della mandragora. Vari studiosi hanno avanzato l'ipotesi di come questi non siano solamente atti fisici,
passare il frutto della mandragora, ma anche allegorie visuali. Anche qui il valore erotico è insito in cibo, in bevande, in profumi, i famosi coni di profumo sulle teste. Eppure, come dicevo, abbiamo questa visione edulcorata, ma c'è di più che l'Egitto antico ci ha trasmesso di questa visione edulcorata della loro sessualità. La domanda mia, appunto la domanda che spero riusciremo a dare una risposta entro la fine di questa conferenza, è se appunto questa visione edulcorata della civiltà egizia è più qualche cosa che ci è stata trasmessa dagli egizi stessi, quindi una sorta di censura trasmessaci dagli egizi stessi, oppure una visione edulcorata che ci è stata imposta dall'egittologia moderna, dagli egittologi. Non dimenticate che l'egittologia è una scienza recente. L'egittologia è una scienza che ha praticamente l'età del Museo Egizio, 2 anni di più ufficialmente, nata nel 1822 come data simbolica per la decifrazione dei geroglifici, e ovviamente è una scienza che è anche nata, una disciplina che è nata nell'Europa del periodo coloniale, si è sviluppata nel periodo coloniale, e immaginate nell'Europa vittoriana, anche nell'Europa dell'Ottocento. Quindi filtri e valori che si sono imposti e che hanno appunto in qualche qual modo creato una barriera tra le fonti antiche e noi. Vedete ad esempio in questo caso questa figurina del Brooklyn Museum. Anche qui abbiamo vari aspetti, non avrò il tempo in questa oretta, questa sera, di pelare la cipolla, sbucciare ogni aspetto, discutere ogni aspetto, ma anche qui abbiamo vari aspetti, perché qui questa figurina può essere interpretata di base come una figurina erotica, quindi quest'uomo con questo membro di dimensioni fuori dal normale, questa figura femminile nel mezzo. Allo stesso tempo questa figura viene anche interpretata come un possibile riferimento al mito di Osiride, per vari riferimenti in altri aspetti di questa terracotta. Quindi abbiamo anche lì vari elementi che probabilmente col nostro background, col nostro sfondo di valori occidentale, la storia dell'Europa discesa dalla civiltà classica, dalla tradizione giudaico-cristiana, abbiamo questi filtri che magari mettiamo tra ancora la materia, il sesso, il corpo, e invece altri valori, la poesia d'amore. Qualche cosa che invece gli egizi non necessariamente avevano. Pensate anche alla religione egizia, pensate al dio Min, un dio itifallico, come diciamo con eufemismo o tecnicismo greco, quindi un dio sempre rappresentato con un'erezione, eppure un dio che era pieno, era piena parte del pantheon dell'antico Egitto, senza avere per quella sua caratteristica fisica alcun aspetto di oscenità. Dunque, innanzitutto quello che vorrei fare è discutere appunto l'erotismo, la sessualità, sessualità e sesso nell'antico Egitto, non adesso in una maniera teorica, perché penso quello sarebbe anche la maniera migliore o peggiore per cadere di nuovo in questa trappola di applicare filtri anacronisti al materiale, ma anzi vorrei guardare direttamente al materiale antico e specialmente al materiale testuale. Quindi per convenienza questa sera innanzitutto dividerò due periodi principali: il periodo faraonico, concentrandomi specificamente sul Nuovo Regno, e il periodo greco-romano. Entro questi periodi guarderò a testimonianze specialmente testuali, sia espressioni della cultura ufficiale egizia, quindi abbiamo testi letterari, in alcuni casi anche testi religiosi, e in altri casi invece quello che ho definito come espressioni estemporanee, quindi graffiti, ostraca, questi frammenti di calcare oppure frammenti di ceramica, di cui anche qui nel Museo Egizio vi è una collezione stupenda. Ho davanti a me Drico Bale, esperto di Del Medina, quindi anche qui se avete domande alla fine della conferenza possono anche essere girate a lui. Dunque, iniziamo quindi con la cultura di élite. Testi letterari della tradizione egiziana. Non so quanti di voi siano familiari con il testo letterario, con la storia di Horus e Set. Immagino che la maggior parte di voi conosca bene il mito di Horus. Quindi Horus, nato dopo l'uccisione di suo padre Osiride,
inizia questa battaglia, questo scontro col suo zio Set per rimpossessarsi della sovranità dell'Egitto, della corona dell'Egitto. Questo ovviamente è un mito o una storia, un elemento della religione egizia che sta di base all'ideologia politica dell'Egitto stesso, il faraone discendente di Horus, ed è anche per l'appunto un elemento fondamentale della religione egizia. Ma abbiamo anche testi letterari che si occupavano di questa storia, e che si occupavano di questa storia non in una chiave particolarmente ieratica o in una chiave teologica, ma in una chiave assolutamente narrativa ed intrattenimento. Quindi forse qualcuno di voi avrà avuto l'opportunità di vedere alla biblioteca Chester Beatty a Dublino il papiro Chester Beatty 1. Lo vedete qui nello stato di ritrovamento originario, in condizioni perfette, un meraviglioso rotolo di Nuovo Regno, Ramesside in ieratico. Questo rotolo, curiosamente, contiene su un lato le poesie d'amore, di cui abbiamo già parlato, e sull'altro lato invece contiene questa storia di Horus e Seth. La storia di per sé, come ha detto, è una versione narrativa e anche di intrattenimento di come Horus e Seth, piuttosto che scontrarsi in questo Clash of the Titans, in questo scontro fra titani, si ritrovano nel tribunale degli dèi. Quindi tutto questo racconto stesso in realtà è una satira della società egiziana del tempo. Gli egiziani amavano molto andare in causa, querelare l'un l'altro. Quindi Horus e Set, cercando l'uno e l'altro di ottenere la corona dell'Egitto antico, si ritrovano, diciamo, a querelarsi in fronte al tribunale dell'Enneade, presieduto dal dio del sole, re Harakhti, anche altri nomi nella storia. Il sunto della storia per sé, per quelli tra voi che non l'hanno letto, Horus e Set hanno varie sfide fra di loro per dimostrare chi sia meglio, se sia lo zio, se sia il nipote, e chi debba dunque ereditare l'ufficio di Osiride, ovvero la corona alla sovranità dell'Egitto. E ovviamente, come tutti sappiamo, Horus finisce col vincere queste sfide. Ma, come ho detto appunto, questo racconto non è un trattato mitologico, non è o tantomeno teologico, è davvero una storia dove questi dei egiziani, una volta tanto, hanno degli aspetti davvero ridicoli, in alcuni casi davvero anche gretti, che ci ricordano appieno in realtà delle divinità olimpiche. Pensiamo alle varie scappatelle di Zeus, siamo abituati a leggere quello. È qualche cosa che normalmente non penseremo di applicare alla religione egizia. Invece testi come questo racconto di Horus e Set, che tra l'altro è preservato frammentariamente anche in altri papiri, in versioni precedenti e posteriori a Chester Beatty, ci racconta invece questa storia in questo modo. E c'è un episodio in particolare che ha sempre attirato l'attenzione non solo degli studiosi ma anche dei lettori, il famoso episodio, tra voi chi avrà letto lo ricorderà bene, del giardino di Set e della notte passata assieme da Horus e Set. È uno dei pochi episodi della letteratura egiziana in realtà che fanno menzioni di dell'esistenza di pratiche omosessuali nell'Antico Egitto, o se non dell'esistenza comunque della concezione, del fatto che era qualche cosa che passava per la testa agli autori di questi testi. Dunque, per fare la storia corta, Set invita Horus a casa sua dopo una delle queste ennesime sfide dove cercano di prevalere l'uno sull'altro. Leggiamo direttamente il testo originale, l'ho ovviamente dovuto restringere per cercare di parlare di tutto quello che voglio parlare stasera. Quindi Set disse a Horus: vieni, passiamo una giornata di festa a casa mia. E Horus rispose: va bene, va bene. Quella notte Set ebbe un'erezione e lasciò scivolare il suo membro fra le crosce di Horus. Già qui uno si perde, se uno è già abituato a testi religiosi dice: cosa sta succedendo qui? Ricordate, questo è davvero un testo di intrattenimento anche per gli egiziani antichi. Quando lo leggiamo in classe a volte, sono ben felice quando i miei studenti ridono, ridacchiano, perché quello che il lettore egiziano avrebbe fatto lui o lei stessa. Quindi quella notte Set ebbe un'erezione e lasciò scivolare il suo membro fra le crosce di Horus, ma Horus, che in realtà era sveglio e vigile, mise le sue mani fra le proprie cosce e catturò il seme di Set. Poi salto al giorno dopo direttamente. La mattina dopo, avendo raccolto in un vaso il seme di Horus, Iside si recò nel giardino di Set e cosparse le piante di insalata con il seme di Horus. Set mangiò l'insalata come al suo solito e fu impregnato dal seme di Horus.
E qui voi chiedete: ma perché tutte queste cose stiano succedendo? Perché lo scopo succede poi, più tardi nella giornata, di fronte al Tribunale degli Dei, Set dichiara di avere fatto il lavoro di un uomo su Horus e quindi di essere lui colui che merita la corona dell'Egitto. Mentre invece lui viene sbugiardato, in pratica, grazie a questo trucco di Iside di fronte a tutti gli dei, perché in realtà Horus dice: no, in realtà io non ho, Set non ha fatto questo, il suo seme non è dentro di me, anzi il mio seme è dentro Set. Quindi abbiamo questa storia dove il furbo è stato in realtà, come si dice in italiano, ingannato lui stesso. La cosa interessante da questo punto di vista è, innanzitutto, come vedete, ci guardiamo testi della letteratura, quindi questi sono testi che giravano fra le elite. Lo vediamo sia dal punto di vista materiale, quel rotolo di papiro meraviglioso, meravigliosamente scritto in ieratico, sia anche dal punto di vista del testo del contenuto stesso. D'altro canto vedete appunto come queste tematiche, che chiaramente erano divertenti ed erano tutto meno che blasfeme fra gli egiziani antichi. Quando pensiamo alla religione egiziana dovremmo staccarci dai nostri filtri di tradizione giudeo-cristiana. Quindi questa tradizione era tutt'altro che sacrilega per gli egiziani antichi, era un altro modo di guardare alla loro religione e in questo caso un modo davvero di ridere attraverso la grossolanità del sesso e di questi episodi. Quello che trovo divertente è che quando nel Novecento questa tradizione, questi testi furono scoperti, gli egittologi del tempo non erano altrettanto divertiti, non erano altrettanto confortevoli nel pubblicarli. C'è un passaggio soprattutto che mi è caro, perché è un passaggio da una pubblicazione di Francis Griffith, il fondatore del Dipartimento di Egittologia a Oxford, dove lavoro. Griffith, prima ancora che il papiro Chester Beatty fosse pubblicato, aveva pubblicato una versione frammentaria di questa stessa storia, proveniente da un papiro di Medio Regno, in questo caso, dalla Hun. E vivendo all'inizio del Novecento, quindi vivendo nell'Inghilterra tra vittoriana ed edwardiana, l'Inghilterra più, diciamo, repressa che vi possiate immaginare, si è trovato di fronte il compito in mani di dover tradurre e pubblicare questo testo unico nella tradizione egizia, ma anche in un certo qual modo di essere decente, come un professore di Oxford dovrebbe essere, soprattutto all'inizio Novecento. E quindi che cosa ha fatto? Ha tradotto i passaggi più, come si può dire, i passaggi più scandalosi sono stati tradotti da lui non in inglese, ma in latino. Quindi utilizzando il latino come un filtro, un sistema di emergenza per prevenire occhi innocenti dal leggere cose che uno non dovrebbe conoscere. Quindi c'è questa meravigliosa traduzione sua dove abbiamo Dixit Maestas Set Maestati Hori. Quindi la maestà o la persona di Set disse alla maestà di Horus: Bis pulcre sunt nates tue. E vedete, in Bis pulcre abbiamo l'egiziano Neferui, che è un duale esclamativo. E quindi Bis pulcre, due volte belle sono le tue natiche, nates. E quindi in questo modo vedete come davvero quello che non era in alcun modo sacrilego, scioccante, era comico, indubbiamente comico, ma non scioccante, non qualche cosa che distruggeva i valori di una civiltà per gli egizi antichi, è in realtà diventato qualcosa di estremamente trasgressivo da nascondere per un egittologo. E questa non è l'unica cosa davvero. Il racconto di Horus e Set in realtà mi è particolarmente caro perché ha ispirato molte persone, molti studiosi, in alcuni casi ha dato un'ispirazione di stampo classico, in altri casi ha dato un'ispirazione di davvero la voglia di far vedere, come sto cercando di fare questa sera anch'io con altri testi, soprattutto meno conosciuti, questo materiale che ci viene dall'Antico Egitto. Ma pochi anni fa un autore basato a Londra ha anche deciso di riscrivere la storia di Horus e Set, fedele quasi alla lettera, diciamo, al testo del papiro Chester Beatty 1, ma come un fumetto, quindi come un graphic book. E lo vedete qui, questo testo di Hamish Steele, quindi Pantheon, la vera storia delle divinità egizie. E in realtà qui avete la storia proprio di Horus e Set, come vedete dalla copertina direttamente, con in basso Osiride e Iside e Horus e Set al centro.
Spero che dopo questa conferenza tutti si buttino su Amazon a ordinare la vostra copia. E anche qui qualche cosa che spero non urti la sensibilità di nessuno stasera, ma anche qui c'è stato questo interesse, questa reinterpretazione per l'episodio omosessuale di Horus 7. Quindi ricordate come Griffith un centinaio di anni fa diceva «Bis pulcre sunt nates tue», e oggi di invece, da questo libro di Hamish Steele, abbiamo invece queste altre rappresentazioni. Quindi quello che mi piace mostrare è che una persona la trovi di buon gusto o di cattivo gusto, come suppongo ci siano 100 opinioni per 100 persone in questa sala, il punto è che una tradizione egiziana che era in intrattenimento ed era viva alla fine del secondo millennio avanti Cristo, è ancora adesso, in un certo qual modo, all'inizio del terzo millennio, estremamente viva e produttiva, in un certo qual modo, a modo suo. Muoviamo ora a materiale non necessariamente meno scandaloso, ma appunto scandaloso agli occhi nostri, forse più che altro comico, quelli degli egiziani antichi. Quello che qui uso con un'etichetta chiamo pornografia. E questi sono testi o materiali scritti particolarmente rari. L'esempio più fantastico dei quali è davvero il papiro erotico preservato qui a Torino. E ancora, come il direttore greco diceva, adesso non è in galleria perché sta venendo restaurato, anche qui grazie a questa fantastica collaborazione che Fondazione Acme sono riusciti a instaurare e grazie all'aiuto di Cassa Risparmio Cuneo, grazie all'amico Sandro Trucco. Ma presto tornerà in galleria e potrete di nuovo ammirarlo. È un testo davvero incredibile e mi ricordo più di una volta, essendo rimasto a guardarlo per minuti, 20 minuti in galleria, altre persone passare, vedere a un certo punto realizzare sul papiro i dettagli erotici, iniziare a ridere, altre persone andandosene in imbarazzo. Quelli che se ne vanno in imbarazzo, devo dire in realtà, non sono i primi né saranno gli ultimi. La prima persona che fu scioccata da questo papiro fu in realtà il padre dell'egittologia, Champollion stesso, Jean-François Champollion le Jeune. Come sapete, la famosa frase «la strada per Menfi e Tebe passa per Torino». Venne qui dopo l'acquisizione della collezione Drovetti, diciamo come un bambino in un negozio di caramelle, e per primo, mettendo mano a vari papiri che adesso sono nella cura della papiroteca con la dottoressa Topfer, trovò anche questo rotolo, il rotolo del papiro erotico, che definì in una lettera a suo fratello a Parigi, o a Grenoble, non ricordo il momento dove il fratello fosse, un'immagine di un'oscenità mostruosa che mi ha trasmesso un'impressione veramente bizzarra per quel che concerne la saggezza e la compostezza degli antichi egizi. Quindi ancora una volta una persona moderna, un europeo, che viene con questo concetto della ieraticità egizia, statue solenni, pitture solenni, papiri solenni, e poi queste realtà come il papiro erotico che distrugge questa immagine per loro e che non riescono a categorizzare in nessun altro modo se non come un'eccezione. L'eccezione che conferma la regola, mentre invece forse non è così che dobbiamo pensare a questi testi. Sì, indubbiamente sono più rari e ne sopravvivono pochi dall'Antico Egitto, ma non sono necessariamente un'eccezione culturale. Non devo parlare più di tanto del papiro, suppongo, perché come affezionati del Museo Egizio lo conoscerete a memoria. Comunque questo papiro, anch'esso da Deir el-Medina, anch'esso di epoca ramesside, principalmente è composto da vignette di argomento erotico, ma non soltanto. Come vedete in questa immagine sullo schermo in alto a destra, abbiamo anche caricature con animali coinvolti in attività umane. Ci sono scene di assedio a una città tra gatti, topi e quant'altro, eccetera, eccetera. In questo caso ci concentriamo sulle immagini sessuali. Ci sono 12 diverse scene e come potete vedere anche qui da questo disegno a traccia che viene dalla pubblicazione di Omlin, avete varie immagini di quello che parrebbe essere un bordello. Quindi anche qui in questo caso avete vari uomini e queste cortigiane, in questo caso veramente queste prostitute professionali. La cosa che colpisce a prima vista è che già solamente dai disegni è vedere come gli uomini sono tutti quanti ridicoli e inadatti, mentre invece abbiamo queste donne che sono stupende, ma sono anche quelle che più attivamente coinvolgono l'uomo nell'attività erotica. Vedete inoltre che il papiro ha anche delle piccole leggende in ieratico, quindi abbiamo anche qui quasi come dei fumetti,
perché queste leggende hanno davvero dei fumetti, delle battute, delle frasi che sono scambiate tra questi uomini e queste donne. Anche qui nulla di nuovo in realtà, perché se guardate anche già le tombe dell'antico regno, avete questi geroglifici di questi scribi o lavoratori nei campi che hanno piccole frasi, piccole cose che si dicono l'un l'altro, è davvero sempre il principio dei fumetti. Vediamo qui appunto qualche esempio. Non temere, che male potrei mai farti, in questo caso una donna che parla a uno degli uomini. Un'altra donna ancora che urla, ehi avvicinati, qui dietro a me. E uno degli uomini invece è caduto giù dal letto che si lamenta, dice il mio grosso membro sta soffrendo, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso davvero un testo che ci fa sorridere e ridere, ma che faceva sorridere e si intendeva far essere di effetto comico anche già nell'antichità. Come dicevo, abbiamo queste 12 vignette erotiche. Le rappresentazioni sono estremamente grottesche, gli uomini sono davvero di aspetto ripugnante come vedete qui dal dettaglio, mentre le cortigiane sono profumate, indossano questa fascia ai fianchi, la loro parrucca, un loto sulla testa, gli uomini non hanno neanche una parrucca, sono mezzi pelati con qualche capello che cresce dietro loro, hanno anche questa pancetta e hanno poi anche qui un membro sproporzionato e in questo caso tenete anche in mente che da quel punto di vista questo è qualche cosa che connette la civiltà egizia anche alla civiltà classica. Se voi pensate anche qui alle rappresentazioni di nudo greco-romano, anche qui normalmente un membro di proporzioni piccole era rappresentato un segno di bellezza fisica, mentre invece qui appunto è vero il contrario, quindi in queste erezioni questi membri sproporzionati non sono qui per lodare questi uomini, mostrarne la virilità, ma in un certo qual senso davvero per ridicolizzarli ulteriormente. Qual è lo scopo? Qual è lo scopo di questo papiro che mostra queste vignette, questi fumetti da questo bordello? Anche qui si sono spesi i fiumi di inchiostro, io posso presentarvi quelle che sono state le teorie principali, ma l'idea principale nel cercare di dare una risposta a quale scopo questo testo possa avere è anzitutto cercare di ricostruirne e capirne il contesto che l'ha prodotto, il contesto in cui era consumato, era letto ma era guardato e i lettori ci ridacchiavano sopra anche già in antichità. In questo caso parliamo ancora una volta di una cultura d'élite. Si potrebbe pensare all'inizio, beh, questa è pornografia, quindi questo è qualche cosa di basso livello. Ancora una volta stiamo pensando con i principi di un mondo diverso, stiamo pensando in maniera anacronistica. Se pensiamo all'antico Egitto, pensiamo a un materiale scrittorio come papiro, pensiamo all'impegno che finì in questo prodotto, è tutto il contrario. Dobbiamo pensare più che altro a Marchese de Sade, quel tipo di produzione che è pornografica, ma è tutt'altra che produzione plebea. E quindi in questo contesto, soprattutto ponendo questo testo di Nuovo Regno nell'ambiente di Dire il Medina, dobbiamo riporlo ancora nella cultura degli scribi, la cultura degli scribi, di questa cultura di elite intellettuale del Nuovo Regno. Quindi abbiamo biblioteche personali da Dire il Medina, la biblioteca dello scriba Kenner Kepeshev, che include testi poetici, include testi medico-scientifici, e in altri casi altri suoi colleghi del Medina potevano aver avuto testi di questa sorta. Quindi ancora una volta, quando pensiamo alla cultura scribale dell'antico Egitto, ci immaginiamo come in questo caso in questa statua di Horemeb come scriba a New York, sempre questa compostezza, questa serietà. Ed è importante ancora una volta realizzare che no, c'era questo aspetto, ma c'erano anche altri aspetti. Il papiro erotico ne è un'evidenza, una prova inconfutabile. La varietà di espressioni che la vita culturale di una civiltà poteva avere, e soprattutto anche della sua stessa elite. E come ho detto, il papiro erotico di Torino è unico nella lunghezza del rotolo che è preservata, appunto in queste scene, queste 12 scene, ma soprattutto se guardiamo ad esempio all'aspetto caricaturale dei fumetti, diciamo, con gli animali, non è completamente unico. Abbiamo dei paralleli anche su papiro. E un esempio, anche qui, che volevo mostrare velocemente, perché siamo già alle 6:30,
è questo papiro al British Museum. Ancora una volta sembrerebbe un papiro piuttosto innocente, abbiamo anche qui animali che sono occupati in attività tipicamente umane, una gazzella e un leone che giocano a Senet, quindi questo gioco di società egiziano, gioco da tavola egiziano, abbiamo addirittura una volpe o qualcosa di simile a una volpe che conduce un gregge o un gatto che conduce un gruppo di oche. Se voi guardate all'estrema destra, vedete che però la narrazione, in realtà questo rotolo ancora non era un disegno a caso, era un rotolo narrativo come quello di Torino, quindi la narrazione in realtà continua da sinistra, dove abbiamo il leone e la gazzella che giocano Senet, a destra, dove il leone e la gazzella riappaiono di nuovo, ma in questo caso la gazzella, il leone sta avendo sesso con la gazzella, sta facendo sesso con la gazzella. Anche qui si sono sprecati i fiumi di inchiostro, quale sia il motivo, se in questo caso la gazzella ha perso al gioco del Senet, in questo caso il prezzo da pagare è soggiacere agli appetiti sessuali del leone. Ma vedete come ancora una volta, anche nel caso di questo testo, di questo rotolo, che non ha scrittura, quindi questo materiale papiraccio di Nuovo Regno, abbiamo esattamente quel tipo di mentalità che ha creato anche il papiro erotico di Torino. Tra l'altro un'altra cosa affascinante, parlavamo prima di censura, imbarazzo dei moderni di fronte a questi testi, lo stesso può valere per questo papiro, perché ci sono riproduzioni di questo papiro quando entrò la collezione del British Museum e la parte con leone e la gazzella era intatta. Oggidì invece vedete che c'è una lacuna, e c'è una lacuna esattamente dove in passato, in disegni dell'Ottocento, il membro del leone era visibile. Quindi anche qui uno si chiede, un danno accidentale in un posto critico o un danno non così accidentale? Vedremo anzi adesso in queste slide che voglio presentarvi altri casi di questo. Siccome l'ho già menzionato, tanto vale la pena prendere il toro per le corna ora e parlare di questo appunto, questo problema dell'egittologia, non dell'Egitto antico nel avere a che fare con questi materiali erotici. C'è da dire innanzitutto, come motivo di scusa per l'egittologia per sé, che questo non è un problema solamente dell'egittologia. Suppongo che molti in questa sala siano stati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Come sapete, una delle gemme del Museo Archeologico Nazionale di Napoli è il gabinetto segreto, come era chiamato in tempi borbonici, che contiene tutte le collezioni di soggetto erotico che sono venute dagli scavi di Pompei e Ercolano, affreschi erotici e quant'altro. Vedete qui un'immagine, appunto, l'accesso al gabinetto segreto. In realtà, in preparazione a questa conferenza, volevo documentarmi per saperne un po' di più. Ho scoperto che quando la spedizione dei Mille ebbe successo, il regno borbonico cadde, e qui mi scuso con Edoardo, nostro tesoriere partenopeo, i Fugaribaldi stesso, in realtà, che tra le varie decisioni legislative dichiarò anche il gabinetto segreto del museo aperto al pubblico, ovviamente con queste idee repubblicane, rivoluzionarie, illuministe, di fine illuminismo, diciamo 1860, anche passato dell'illuminismo, e fu invece dopo richiuso dai Savoia, e fu solamente tra gli anni 60 e 70 che il gabinetto segreto fu propriamente aperto al pubblico. Quindi è un problema non solamente dell'egittologia, quello dell'imbarazzo di fronte ai temi di ambito sessuale che provengono dall'antichità, ma è un tema che è ben documentato anche in collezioni egittologiche. Uno dei miei esempi favoriti, anche qui conosciuto da varie pubblicazioni, viene dal Petrie Museum of Archaeology a Londra. Nel tempo che fu, come vedete, avevamo questo meraviglioso rilievo di Medio Regno, era esposto nel museo. Vedete qui, forse non è leggibile l'etichetta, ma vedete qui un'etichetta dove si dice Temple, quindi rilievo templare di Userten, questa era la vecchia versione del nome di Sesostri, Senuosret, che dice Dancing Before Min, quindi danzante di fronte a Min. E notate come il cartello per il pubblico vittoriano del tempo era stato messo in una posizione critica. Se voi andate oggi al Petrie Museum of Archaeology a Londra, vedrete che il rilievo, senza il cartello, mostra ovviamente Min col suo attributo tipico, questo dio etifallico. Quindi abbiamo in realtà operazioni di censura, che non possono essere chiamate in altro modo che semplicemente censura. Un altro esempio, sempre che riguarda Min, non ho qui in diapositiva,
ma leggevo di recente un articolo dei colleghi Colombert e Volochin. Abbiamo questa stele trovata da Pitri e Coptos. Coptos era una città che era estremamente connessa col culto di Min. Ancora una volta abbiamo questa meravigliosa stele, c'è un Min stante, eppure nella riproduzione a disegno a mano nella tavola del libro questo Min non ha nulla davanti. Se guardate invece ora alla stele stessa, che è preservata in museo, anche ovviamente Min è caratterizzata al solito. C'è da dirsi che questo tipo di censura non è solamente una censura di fine 800, inizio 900, di ambiente vittoriano, eduardiano, inglese. Sono rimasto sorpreso anche qui, documentandomi per questa presentazione, di trovare quest'altro esempio. Questo è pubblicato, uno studio pubblicato negli anni 60-70, credo, di Scepter of Egypt. È una serie di due volumi di Hayes, che dà una storia dell'evoluzione della civiltà egizia attraverso artefatti nel Metropolitan Museum of Art a New York. Tra cui c'è anche questo frammento di cuoio dipinto, e vedete in questa scena ovviamente una scena di gioia, vedete questa arpista sotto una vigna e di fronte a lei c'è un personaggio nudo che danza. Questa è la fotografia pubblicata nel libro, e ancora sto parlando credo degli anni 70 se non mi sbaglio. Quando invece guardiamo l'originale, nel Metropolitan Museum, l'uomo danzante in fronte alla donna ha anche qui in questo caso un membro in piena vista. E non, in questo caso c'è stato davvero un lavoro di Photoshop, pre-Photoshop negli anni 70, per cancellarlo. Quindi anche qui è quello anche il lavoro doppiamente difficile per qualcuno che voglia investigare questi tipi di argomento, il fatto che certe pubblicazioni egittologiche non possono in effetti neanche essere credute, perché modificano la verità per appunto moralismi o valori che con l'Egitto antico nulla hanno a che fare. Anche qui, meglio che mi muova in avanti per cercare di coprire quello che devo coprire in quest'ora. Quindi abbiamo visto alcuni esempi, come ho detto posso solamente toccare le superfici, abbiamo visto alcuni esempi di questo trattamento del sesso in maniera veramente concreta nella cultura di elite, abbiamo visto dei testi letterari, ma ci sono anche testimonianze al di là della cultura di elite, non solamente testi letterari. Abbiamo graffiti dall'antico Egitto di argomento erotico o più che erotico, si può dire chiaramente comico, pornografico, o abbiamo appunto anche centinaia di ostraca, alcune dei quali riproducono scene che trovano perfettamente parallelo nel papiro erotico di Torino. Ora, quando parlo di graffiti nell'antico Egitto, anche qui penso che questo è un argomento con cui molti di voi saranno già familiari, spesso e volentieri i graffiti nell'antico Egitto in realtà erano tutt'altro che graffiti, come ne pensiamo noi, atti di vandalismo. Nell'antico Egitto il 99% dei graffiti sono graffiti lasciati in tombe o ancor più in templi come atti di devozione da pellegrini, atti di devozione da visitatori, spesso scrivendo lo scriba YZ è venuto qui, ha trovato questo spazio fantastico, questo monumento fantastico, oppure abbiamo il meraviglioso nome dello scriba YZ, resta qui in fronte alla divinità ZX per sempre e per l'eternità. Ci sono comunque anche nell'antico Egitto graffiti che invece non hanno uno scopo così necessariamente nobile, non hanno questo scopo di dedicazione a un dio o uno scopo particolarmente elaborato dal punto di vista intellettuale. Alcuni esempi recentemente ripubblicati da Chloe Ragazzoli vengono da una famosa tomba, la tomba MMA 504, vicino al tempio di Hatshepsut. Quindi quando voi andate a Deir el-Bahri, tenete presente, in quelle falesie si trova fra l'altro una tomba incompiuta, una tomba che era stata iniziata, avevano iniziato a scavarla e poi era stata abbandonata, e per una ragione o l'altra durante il Nuovo Regno fu visitata da un gran numero di scribi. E in questa tomba quindi c'è un altissimo numero di graffiti dal Nuovo Regno, graffiti testuali ma anche graffiti figurali. I più famosi di argomento erotico sono ad esempio questi due, forse quello più famoso è quello a sinistra che alcuni fra voi avranno incontrato in alcune pubblicazioni, viene discusso, è stato battezzato come il graffito che rappresenta Senenmut e Hatshepsut. Questo è da dirsi, questa è una teoria avanzata da uno studioso che ritiene di vedere nella donna un nemes e una barba posticcia.
e soprattutto il collegamento per la prossimità del tempio di Hatshepsut ad El-Bari. Nella sostanza c'è davvero, davvero poco di quello. Potremmo anzi pensare che appunto questo graffito nulla a che fare con Senemut e Hatshepsut, nulla a che fare neanche con personaggi di rango reale, e se guardiamo alcuni di questi altri ostraca iscritti di argomento o di soggetto pornografico, vedete chiaramente come lo stesso esempio è trovato anche altrove. E ancora una volta, anche qui, dispiace disfare i miti, ma quel graffito normalmente spesso e volentieri detto connesso con Hatshepsut, molto probabilmente nessuna connessione con quello ha, ma ancora una volta ha connessione con questi tipi di arte comica, con questi tipi di arte di argomento erotico. In questo caso abbiamo appunto questo stesso esempio di coitus ad ergo, come viene anche qui battezzato eufemisticamente in latino, con una didascalia, la didascalia Heru o Herib Inet, la gioia della valle, con riferimento a questi festival. Parlavamo della gioia prima con Cedric. Quindi anche qui abbiamo queste manifestazioni più estemporanee, diciamo, che siano graffiti, e chiaramente anche qui graffiti sempre fatti da un'elite, sempre fatti da queste elite di scrivi, o in altri casi, altri testi estemporanei, non sono necessariamente graffiti ostraca, ma possiamo avere testi che vengono dalla vita quotidiana. Volevo anche qui avere un esempio, in questo caso da Leida, siccome il direttore greco prima di lavorare qui era Leida, la famosa lettera ad Anchiri, in questo caso una lettera mandata da un marito alla sua moglie defunta. Anche qui forse potrebbe sorprendere qualcuno, ma la tradizione di scrivere lettere ai morti era una tradizione ben attestata nell'antico Egitto. Messaggi che venivano lasciati, spesso scritti su bacinelle con offerte, e in altri casi, come in questo caso, su una propria lettera in papiro. E quello che interessa qua, quello che mi interessa anche dal punto di vista, in questo caso sì, della sessualità, ma anche di principi morali, è il fatto che quest'uomo che scrive la lettera alla sua moglie defunta l'accusa. L'accusa di perseguitarlo dall'aldilà, e praticamente le dà della fanatica, che crede che lui l'abbia tradita, che lui la stia tradendo adesso, e per questo si sta vendicando dall'aldilà. Anche qui ho riportato alcuni passaggi del testo velocemente. Al glorioso spirito di Anchiri: che torto posso averti mai fatto, al punto di essere finito in questa terribile situazione in cui mi trovo? A partire dal giorno in cui fui tuo marito e sino ad oggi, che torto avrei mai commesso contro di te, al punto che dovrei nascondermi? Non ho mai avuto ragione di nascondere alcunché ai tuoi occhi durante la tua vita. Quindi anche qui marito fedele e leale. Vedi, ho passato 3 anni in lutto, dopo la di lei morte, vivendo da solo. E quanto alle servette di casa, e questa è la fine della lettera, non ne ho toccata nemmeno una. Quindi anche qui, vedete, da quel punto di vista anche qui, quando pensiamo alla sessualità degli antichi egizi, o alla vita sessuale, più che alla sessualità, materiale e informazione può anche venire da testi inaspettati. In questo caso queste lettere ai morti. Questo, il fatto che normalmente non ci immagineremo questo tipo di gelosia, almeno gelosia che il marito progetta sulla moglie defunta riguardo alle altre donne che si trovano nella casa, anche dopo la sua morte. Vorrei muovermi ora, se posso, all'altro periodo che vorrei discutere in questa sera. Quindi abbiamo visto materiale di periodo faraonico, specialmente di Nuovo Regno. Vorrei invece fare ora un salto, perché come diceva il direttore, in realtà la mia area di specializzazione è il periodo tardo e greco-romano, e il periodo tardo e greco-romano è pieno anch'esso di materiale, spesso volentieri dimenticato, per quello che riguarda il sesso. Quindi anche qui ho selezionato alcuni esempi, anche qui mi mantengo su materiali di tipo testuale, principalmente, che vengono dalla letteratura demotica. Quindi abbiamo anche qui esempi di intrattenimento, esattamente come nella storia di Horus e Set. Abbiamo esempi di devozione religiosa, dove il motivo del sesso, anche qui non della sensualità, dell'allegoria, l'estasi mistica, ma proprio il sesso materiale, fisico, gioca un ruolo di primo piano, e abbiamo anche qui esempi di oscenità comica. Quindi un testo della letteratura demotica, forse anche qui particolarmente noto, è la storia di Set Nekhayemwazet. La storia di Set Nekhayemwazet, anche qui ci sopravvive in papiri demotici, e utilizza come protagonista il principe Khayemwazet, una vera figura storica, uno dei figli di Ramesse II. Ma queste storie non sono racconti biografici storici, sono in realtà storie di fantasia, di magia, di miracoli.
anche qui cerco di farla breve. Setne è interessato allo studio dell'antichità, come in realtà era Chaim Oazet, sappiamo, lo era per davvero. Chaim Oazet è responsabile nella necropoli di Saqqara per il restauro di vari monumenti. Quindi in questo caso Setne è interessato a scoprire i misteri, la saggezza degli antichi, e scopre che un libro di Thoth è sepolto in una tomba, nella tomba di Neferkaptah. Anche qui cerco di farla breve, si impadronisce di questo libro di Thoth che contiene questi misteri, questi segreti, questi incantesimi magici che permettono di muovere il sole e la luna, di parlare con gli animali, con i pesci e quant'altro, ma viene perseguitato dallo spirito di Neferkaptah, che cerca di metterlo in guardia plurime volte e gli dice: restituisci il libro di Thoth, altrimenti la maledizione vera e propria, in questo caso di Thoth, ti colpirà come ha colpito me. La storia si conclude con Setne che fa penitenza e restituisce il libro di Thoth, ma una delle varie disavventure che subisce, anche qui mandatagli da Neferkaptah e da Thoth, è l'incontro con un'altra femme fatale, Tabubu. Tabubu, anche qui è un nome parlante in egiziano, significa la splendida, la splendente. Quindi anche qui, in questa storia abbiamo Setne, e si dice: Setne vide una donna di bellezza straordinaria, non essendoci altra donna alcuna che le si potesse paragonare in aspetto. Quindi Setne manda uno dei suoi servi da questa donna e chiede, indaga sulla sua identità. Tabubu disse: vai, servo, e di a Setne che sono una donna di classe sacerdotale, non una sguattera. Se vuole fare con me quello che tanto brama, deve venire a Bubasti nella mia casa. Anche qui saltiamo un po' di passaggi per stringere questa sera. Alla fine Setne si reca nella casa di Tabubu, una villa coperta di gemme e oro, è davvero descritta in termini come le mille e una notte. Quindi Setne poi disse a Tabubu: su via, facciamo quello per cui siamo venuti qui. Tabubu si sdraiò al fianco di Setne. Egli tese la sua mano per toccarla e in quel momento Tabubu spalancò la sua bocca in un grido assordante. Quindi in questo momento, dal crescendo, in questo momento dell'appagamento della tensione sessuale, in questo momento di orrore, dove a un tratto tutto viene immobilizzato da questo urlo di Tabubu. E poi il testo ci dice, e qui appunto sorprende anche il lettore moderno, Setne si svegliò. Quindi questa avventura con Tabubu in realtà altro non era che un miraggio, un sogno, un'illusione. Setne si svegliò di soprassalto, in uno stato di accaloramento, col suo fallo infilato in un vaso e senza alcuno dei suoi vestiti addosso. Quindi abbiamo anche qui questa figura che si risveglia immaginando di stare per possedere questa donna meravigliosa e si risveglia in realtà in questo comicamente col suo membro bloccato in un vaso. Anche qui la figura di Tabubu, anch'ella affascinato non solamente gli egittologi, non solamente i demotisti, che hanno una reputazione pessima per essere gente noiosa, cioè è tutta la vita che cerco di combattere questa pessima reputazione, ma anche artisti. Quindi in realtà il racconto di Setne fu pubblicato nel 1901, credo, da Griffith, e al tempo della Belle Époque ebbe particolarmente successo sia in Inghilterra che anche in Francia. In Francia vennero pubblicate delle edizioni di lusso con immagini appunto in Art Nouveau, che rappresenta questa donna meravigliosa, lo vedete a sinistra, con Setne che la guarda, Setne che in questo caso indossa la corona doppia, e poi a destra ancora Tabubu. Una cosa che non ho menzionato è che Tabubu, fra le varie richieste che lei fa a Setne in cambio di concedersi, è che Setne le dia tutti quanti i suoi beni e che uccida i suoi figli, così che i figli di Setne non potranno mai farle causa per avere i beni di Setne. Ma ovviamente ancora tutto questo è parte di questo sogno. Quindi anche qui, sensualità e sessualità e comicità nella sessualità, nell'assurdità del sogno di Setne, che si ritrovano ancora una volta in questo caso in un testo che ha più di mille anni, è più di mille anni tardo in paragone al testo di Horus e Set che abbiamo visto prima. Ho menzionato anche riti e canti orgiastici. Spesso e volentieri, se pensiamo a riti orgiastici, quindi abbiamo le falloforie nel mondo greco-romano, quindi pensiamo sempre al mondo greco-romano, ma no, dobbiamo anche pensare al mondo egiziano. Sentiamo spesso e volentieri parlare di processioni religiose nell'Egitto faraonico, le vediamo sui muri di Karnak, la processione della barca sacra del Dio. Abbiamo testimonianza di festival e di feste e di processioni religiose nell'Egitto antico, che erano però anche di carattere orgiastico, esattamente come quelle greche. Quindi dove la
la divinità veniva celebrata non solamente con riti e processioni, ma anche attraverso l'ubriacatura, attraverso cercare di raggiungere stati di trance e di contatto col divino, attraverso intossicazione, che sia di alcol, che sia di eccessi, anche di eccessi di natura sessuale. E anche qui questo è forse qualcosa che non è così attestato in ambito faraonico, ma è ben attestato nella letteratura demotica, qualche cosa che anche qui forse non riesce mai a uscire dal circolo degli specialisti. Ho preso qui sullo schermo un esempio fra tanti, questi ostraca, anche qui questi frammenti di vaso nella collezione dell'Università di Lovanio. Abbiamo questi inni a una dea, Ai, non sto qui a entrare nello specifico, dove viene detto: i cantori arrivano, i preti della dea o i sacerdoti della dea che rende gioiosi. Quando sono ubriachi vedranno la dea attraverso la coppa, quindi anche qui la coppa del vino. Bevi davvero, mangia davvero, questo davvero è sempre quell'espressione egiziana sepsen, quindi due volte, quindi bevi, bevi, mangia, mangia, bevi, mangia, canta, ubriacati. Dicono, questi sono i cantori, che la dea risplenda in uno stato di estasi, possa egli bere, mangiare e far l'amore. Anche qui viene usato il verbo nec, che è appunto il verbo che troviamo anche prima nella storia di Horus and Set, possa fare l'amore nella presenza della dea. E qui parla direttamente il personaggio, il sacerdote: berrò, mangerò, canterò, mi ubriacherò e vedrò, chiedo scusa per la mancanza di accento, vedrò il viso della dea ogni giorno. Quindi anche qui ancora una volta teniamo presente sessualità, anche sessualità in questo caso di riti orgiastici, anche nel contesto della religiosità egiziana. Un altro tipo di evidenza dal periodo greco-romano non è solamente la letteratura, quindi abbiamo visto Setneca e Moaset, abbiamo visto questi inni religiosi, ma abbiamo anche le testimonianze di ogni giorno. Ora, tenete presente che quando parliamo dell'Egitto greco-romano dobbiamo anche tenere presente che è un Egitto bilingue. Abbiamo materiale demotico, abbiamo materiale anche geroglifico, quindi in lingua egiziana, ma abbiamo anche materiale greco. E anche qui, quando guardiamo il materiale, dobbiamo tenere presente la differenza linguistica, ma dobbiamo cercare di non pensare necessariamente a compartimenti stagni. Se un testo è in greco vuol dire civiltà classica, se un testo è in egiziano è civiltà egiziana. Soprattutto per quanto riguarda i testi della vita quotidiana. Quindi anche qui, come un caso di avventura o disavventura sessuale della vita quotidiana nell'Egitto greco-romano, pensavo di offrirvi questo testo, un papiro di Ossirinco, anche qui in collezione che si trova a Oxford. È in realtà un piccolo frammento, lo vedete, è una piccola lettera con un disegno sulla destra. La lettera legge quanto, molto, molto diretta. Apione ed Epimas salutano il loro carissimo Epafrodito, quindi sono due uomini che scrivono un altro uomo. Se ci permetti di fare amore con te, e se ti va bene, allora la smetteremo di picchiarti, a patto che ci lasci fare l'amore con te. E devo dire che la mia traduzione è edulcorata, perché il testo greco usa un termine molto specifico, che è meno eufemistico. Quindi qui sono io che pecco di eufemismo vittoriano. E poi finisce qua appunto Eroso, quindi saluti, stammi bene. E sulla destra il disegno esplicativo è la parte di Epafrodito in cui Apione ed Epimas sono particolarmente focalizzati. Anche qui è interessante guardare le discussioni su questo papiro di Ossirinco. Alcuni dicono una vera lettera scritta da due bulli con un certo interesse fisico a questo povero Epafrodito, altri invece la classificano come un testo scherzoso. Anche qui, indubbiamente è scritto come una lettera, quindi che sia una lettera o un testo scherzoso non saprei. Ora, per concludere, perché a un certo punto dovrei anche concludere, vorrei parlare di un ultimo aspetto. Quindi abbiamo guardato all'Egitto faraonico, di nuovo regno, testimonianze ufficiali e testimonianze della vita quotidiana. Lo stesso per quel che riguarda l'Egitto greco-romano. Quello che ci piacerebbe fare, suppongo, come egittologi, è la possibilità però di entrare nella psicologia degli egizi antichi. Quindi vediamo appunto testi ufficiali che quindi sono sì sessuali e magari espliciti, ma sono comunque filtrati. Vediamo lettere della vita quotidiana, che tanto filtrate non sono, ma comunque sempre testi sono. Come invece è possibile, senza peccare di speculazioni, di inventarsi cose, cercare di entrare nella psicologia antico-egiziana? Questo in realtà è quello che spero, penserei di poter fare, proprio attraverso uno degli argomenti, come diceva il direttore greco prima, di cui mi occupo specificamente, che è la divinazione nell'Egitto antico e specialmente l'oniromanzia. L'Egitto antico ha una tradizione di almeno un millennio e mezzo,
di libri di interpretazione dei sogni. Infatti appunto anni fa, penso nel 2016, venni la prima volta invitato da ACME come relatore e parlai di questo argomento. Quello che vorrei fare velocemente in questi ultimi minuti che ho a mia disposizione è quello ancora una volta di mostrarvi questi libri di interpretazione dei sogni, ma in chiave appunto come materiale che ci rivela i pensieri sul sesso e sulla sessualità degli egizi antichi. Come innanzitutto velocemente, per chi non è familiare con questo tipo di letteratura, come funzionano questi libri di interpretazione dei sogni? Non è psicologia freudiana, oddio, l'oggetto alla fine è risultato lo stesso, ma stiamo parlando in questo caso di divinazione. Quindi i sogni vengono descritti in questi libri e vengono interpretati come segnali soprannaturali di eventi che accadranno al sognatore, alla persona di cui si tratta. Quindi forse l'esempio più concreto e più facile del mio blaterare. Vediamo questo esempio, papiro Chastrabinti 3, che viene in realtà anch'esso da Dere Medina, non a caso, Nuovo Regno. La prima linea legge: se un uomo vede se stesso in un sogno. Poi ogni riga orizzontale, anche questo testo scritto in ieratico, descrive nella prima metà un sogno e nella seconda metà ne dà l'interpretazione. Quindi in questo caso, se un uomo vede se stesso in un sogno mentre monta una vacca, una mucca, bene! Qui c'è l'interpretazione, significa che passerà del tempo felice nella sua casa. Quindi, ancora una, quindi vedete anche qui, ho scelto un sogno di tematica zoofila, se si dice in italiano, ma in realtà gli argomenti toccati in questi libri di sogni sono di qualunque tipo. Penso anzi nel 2016, siccome devo comportarmi bene, penso di essere stato ben lontano dai sogni di argomento sessuale e di aver parlato di altri. Abbiamo sogni che riguardano, in realtà molto freudiani, uccidere genitori, figli, fratelli, sorelle, sogni invece che riguardano mangiare diversi tipi di alimenti, sogni che riguardano bere diversi tipi di vino e birra, eccetera, eccetera. Praticamente qualunque realtà del mondo di cui uno potrebbe sognare si ritrova in questi libri di interpretazione dei sogni. Ora, quando guardiamo ai sogni di tematica sessuale, ce ne sono due tipi. Uno, sono i sogni che coinvolgono organi sessuali, ma in altri tipi di attività. Cosa voglio dire? Ad esempio, questi libri di interpretazione dei sogni sono divisi in capitoli. C'è un capitolo dove si tratta di sogni dove il sognatore immagina di leggere un testo. E quindi abbiamo, se il sognatore immagina di leggere un testo religioso, questo e quell'altro gli succederà. Se immagina di leggere un testo su una parete, questo e quest'altro gli succederà. Ma in certi casi, in questi capitoli, alcuni dei dettagli specifici al sogno hanno a che fare con organi sessuali. Quindi questo è uno degli ambiti, vi mostrerò in un momento, che hanno a che fare col sesso. E poi ci sono ovviamente i capitoli stessi che hanno solamente a che fare con sogni di tematica sessuale, quindi diversi tipi di unioni sessuali e quant'altro di cui uno possa sognare. Quindi davvero in un certo qual modo molto freudiani. È un peccato che Freud non abbia fatto in tempo in realtà a leggere questi testi che sono stati pubblicati, stanno venendo pubblicati anche di recente. Eppure Freud stesso dice, qui ho voluto almeno includerlo, la sessualità è la chiave del problema della psiconeurosi, come delle neurosi in generale, e chi ignori il problema della sessualità non sarà mai in grado di schiudere appunto il problema di queste tematiche delle neurosi. Ed è interessante vedere come questi libri dei sogni, in realtà appunto la natura umana è sempre la stessa, siamo sempre animali, discesi dalle scimmie, quindi è interessante vedere come anche nell'Egitto antico questo in realtà è vero. Quindi velocemente vi do giusto degli esempi prima di concludere. Abbiamo sogni sulla scrittura, questo piccolo frammento di un papiro Carlsberg a Copenaghen, quando scrive, quindi quando il sognatore sogna di scrivere la parola, e qui l'abbiamo qui sul testo, henen, la parola pene, e qui poi ci sarebbe stata una spiegazione, ovviamente è persa in questo papiro frammentario. Questo chiaramente non era un sogno così inusuale per gli antichi egizi, perché in un altro testo, libro dei sogni che ho trovato nella Papiroteca Berlino, abbiamo quest'altro sogno. Qui abbiamo sogni dove il sognatore si immagina leggendo diversi testi. Qui, quando il sognatore legge un testo sul suo pene, e poi abbiamo appunto la predizione, questo e quell'altro gli succederà. Ora, quando per la prima volta ho letto questo testo, l'egiziano Demotico ride, Uf hash, se legge, sech, un testo, her henenef, sul suo pene, mi sono chiesto cosa voglia dire esattamente, che nel senso che è nudo e sta a rotolo di papiro sul suo bacino, diciamo, o che ha un tatuaggio, anche qui Cedric Gobel, esperto di tatuaggi in Antico Egitto.
È stato solo di recente, quando mi trovavo a New York, al Brooklyn Museum, che ho visto questa figurina erotica, classificata come figurina erotica, di un uomo che sta leggendo un papiro sul suo fallo. Quindi anche qui ho pensato, in questo caso lo sto integrando in un articolo per cercare di spiegare i testi con oggetti della materialità egizia. Non capisco ancora bene la spiegazione di questo, ma mi rallegro almeno il fatto di avere questo parallelo. Velocemente, scusatemi se salto un paio di diapositive per concludere davvero. Abbiamo poi, come vi ho detto, sogni con tipi di unioni sessuali. Li abbiamo già nel papiro Chester Beatty, quello di epoca ramesside. Quindi abbiamo visto quello prima di tematica zoofila, in questo caso invece un sogno tra esseri umani, ma freudiano. Se un uomo vede se stesso in un sogno mentre fa l'amore con sua sorella, bene, significa che gli verranno assegnati dei beni, delle proprietà, dice il testo. E questi tipi di sogni appunto sono tramandati anche in materiale greco-romano, quindi questi materiali demotici, questo papiro Carlsberg è attorno al secondo secolo dopo Cristo. Abbiamo qui un titolo intero in cima a questa parte della colonna del testo che dice le modalità di fare sesso, in questo caso che una donna sogna, quindi che un sognatore di sesso femminile sogna. E in questo caso questo libro dei sogni addirittura include uno dei pochissimi esempi di unione omosessuale femminile nell'antico Egitto. Abbiamo visto nel testo di Horus and Set, abbiamo l'episodio omosessuale, ci sono altre menzioni di omosessualità maschile dalla civiltà egizia. Invece il tema dell'omosessualità femminile è praticamente inesistente nell'Egitto antico, ed è affascinante vedere come invece, se emerge da qualche parte, emerge in questo libro dei sogni, dove abbiamo questa donna che sogna di unioni zoofile. Quindi abbiamo se un leone fa sesso con lei, se un coccodrillo fa sesso con lei, e poi a un certo punto anche quando una donna sposata, penso che il testo dica Hemet He o Sekhemet He, con un marito fa sesso con lei e l'avrà un fatto miserabile, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete qui le unioni zoofile, quando un coccodrillo fa sesso con lei, ella morirà presto. Quindi anche qui da augurarsi di evitare. Tra l'altro anche qui, non interpreto sogni io professionalmente, vi lascio coi papiri, ma anche qui l'importanza, tra l'altro una delle cose fantastiche che succedono in questo museo. Uno dei problemi dell'egittologia per quasi 200 anni è il fatto che, diciamo, gli archeologi, chi si occupa della materialità dell'antico Egitto, non parla con i filologi che si occupano di testi in biblioteca e viceversa. Una delle cose fantastiche che succede in questo museo, soprattutto quando con il direttore greco è diventato anche, oltre alle altre cose, che è un centro di ricerca, è il fatto che copre tutti gli aspetti della civiltà egizia, dai testi teologici ai mattoni di fango crudo. Quindi un'altra cosa che mi piace appunto fare, e con questo esempio virtuoso del Museo Egizio, è sempre quello di cercare di portare i miei testi, noiosi o non che siano, e cercare di paragonarli con la materialità. E quindi anche qui, al British Museum in questo caso, pensando a questa donna che fa sesso con un coccodrillo, nella collezione non egizia ma greco-romana capita di vedere delle lampade, delle lanterne a olio romane, questa, di una donna che fa sesso con un coccodrillo. Questo è tra l'altro un coccodrillo che ha anche qui un caratteristico membro fuori proporzione, non so neanche come funzioni con coccodrilli, ma ad ogni modo il punto qui è che anche qui si può spiegare ancora una volta quel testo di interpretazione dei sogni, psicologia egiziana, in questo caso con una lampada romana che però proviene, che però ha una tematica egizia, perché ha un coccodrillo, ha questi rami di palma e anche questa donna, una donna la cui acconciatura ha fatto pensare facilmente gli studiosi a Cleopatra. Quindi in realtà l'idea che queste lampade, di cui ce ne sono molti molti esempi, facessero parte di propaganda anti-egizia al tempo appunto della guerra civile, poi della guerra contro Marco Antonio e Cleopatra. Ed è interessante vedere come appunto l'idea di una donna perversa che fa sesso con un coccodrillo sia in realtà in questo caso una maniera per ridicolizzare potenzialmente la regina dell'Egitto. Quindi abbiamo appunto vari esempi, gli esempi possono continuare ad libitum. Qui, quando un serpente fa sesso con una donna, torniamo al libro dei sogni, si troverà un marito. Anche qui la metafora, l'immagine è poco sottile, molto freudiana. Però, se sogna di fare sesso con un serpente ma è già sposata, allora significa che si ammalerà. Quindi non sia mai che una donna di sana morale, già sposata, faccia di questi sogni. Vorrei concludere davvero, in questo caso concludo per davvero,
e mi recco qui, con anche qui un ultimo frammento, lo vedete microscopico, di Libro dei Sogni, che ancora una volta ha scosso un po' le idee che sono fatto sull'argomento, in questo caso la sessualità nel Libro dei Sogni. Succedeva che tutti quanti i capitoli di argomento sessuale preservati in frammenti di papiro di Libri dei Sogni dall'epoca greco-romana erano tutti quanti Libri dei Sogni per una sognatrice di sesso femminile. Quindi ogni volta che c'avevo quel capitolo, quando qualcuno sogna di fare sesso, i tipi di unione sessuale di cui uno sogna, si trattava sempre di una donna. E quindi studiosi del passato, ma anch'io, avevamo sviluppato questa domanda: perché sono sempre sogni sperimentati da un sognatore femminile? E forse questa parte anche qui della misoginia egiziana, quello, il fatto che questi sogni di ambito sessuale siano indegni di un uomo e quindi vengono solamente registrati per libri di sogni femminili. Anche qui ancora una volta si specula, poi un frammentino di papiro come questo può completamente rovesciare l'idea, perché qui mi è capitato tra le mani, tra l'altro in fotografia, non in originale, fotografia di archivio dell'Egypt Expression Society, un papiro da Saqqara, e qui abbiamo solamente tre righe, la cosa è microscopica, ma ogni riga inizia con la frase "you have neck", quindi se un sognatore di sesso maschile fa sesso, in questo caso con una donna che non conosce, o se fa sesso con una donna locale, Sekhemet Temi, una donna della città, o se fa sesso con una donna sposata, probabilmente. Quindi anche qui, in questo caso, no, abbiamo un capitolo di sogni di argomento sessuale in cui in realtà il sognatore è maschile, quindi ancora una volta i miei preconcetti, le mie speculazioni filosofiche, forse sogni sessuali sono solamente per donne nei libri dei sogni a causa della misoginia egiziana, no. Semplicemente era un fatto di casualità, e in questo caso questo dimostra il contrario. Quindi, insomma, quello che essenzialmente volevo dire, l'ho detto, ho solamente scalfito davvero la punta dell'iceberg, ma su questo ritengo, siccome sono anche le 7 passate, mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande. Siamo noi a ringraziare il dottor Prada per questa bellissima lezione, e fra l'altro con un excursus diacronico che ci ha permesso di osservare diverse fonti, partendo dal Nuovo Regno per arrivare all'età greco-romana. E allora volevo sollecitarti anch'io con un paio di cose. Allora, hai citato Leiden, e torno alla Leiden. Innanzitutto l'interpretazione che viene dato, quello che si diceva anche all'inizio, no? La separazione netta fra poesia, fra l'altro amorosa, non viene nemmeno definita erotica, e che deve darci questa immagine di un Egitto superiore, di un Egitto olimpico, di un Egitto che sublima i sentimenti, e il voler non vedere poi gli atteggiamenti di invece sessualità vera e propria. La lettera di Anchiri è sempre stata interpretata da Lehmans in poi come ovviamente questa lettera di profonda sofferenza del marito per la moglie che non c'è più, tanto che addirittura Lehmans aveva detto che quelle macchie che si vedono nel papiro non dovevano essere altro che le lacrime del marito che piange per la donna. Poi ti volevo anche sollecitare con un altro oggetto, questa volta di cultura materiale, che penso tu conosca benissimo, che c'è a Leiden, questa rappresentazione di una specie di Bess con un membro enorme che dovrebbe rappresentare una delle scene delle falloforie di cui ci parla peraltro Erodoto. Ed è molto divertente la storia, perché è trovato nel 1971 dagli scavi dell'Egypt Exploration Society a Leiden, pezzo eccezionale, e viene deciso nel partage che debba essere dato al Museo del Cairo. Il Museo del Cairo dice assolutamente no, questo pezzo non lo vogliamo. Gli inglesi, non più vittoriani, però ancora molto pudichi nel 70, dicono assolutamente no, e gli olandesi dicono certo che sì, e lo usano come pezzo da esporre all'inizio delle sale, ben fieri di tutto ciò. Per cui è molto divertente la storia di tutto, e lo scambio delle lettere con l'Egypt Restoration Society, che ne fa immediatamente dono al Rijksmuseum van Oud-Zeeland. E adesso vengo però a una domanda
un po' più seria. È interessante il fatto che tu abbia sempre messo in relazione, nei testi che hai analizzato, il fatto che l'erotismo espresso in maniera vivida e chiara, che poi sfocia, se vuoi, come hai detto tu giustamente, anche nella pornografia, sia sempre collegato però a un aspetto di comicità, o un qualcosa che è un po' liminale rispetto alla società codificata. E questo si vede anche nel testo che tu hai citato di Seth Nechambaset, perché all'inizio, quando si narra del matrimonio di Nanefre Kaptah, è tutto secondo i crismi. Lui passa 3 giorni e 3 notti con la moglie, usando una terminologia assolutamente consona, poi con Tabubu invece questo cambia. Nell'analisi che tu hai fatto, esistono anche scene o descrizioni in un ambito che non voglia essere esplicitamente liminale, diciamo, della società, in cui invece ci si possa abbandonare a una descrizione della sessualità esperita anche all'interno di un contesto diciamo tradizionale, non so, ecco, la celebrazione del matrimonio e il fatto che la prima notte venga trascorsa assieme, in cui ci si possa anche poi spingere in descrizioni che sono più esplicite rispetto a quelle che in genere si vedono. È una domanda interessante, perché è una domanda che fa pensare anche al significato che aveva, ad esempio, l'unione matrimoniale, la benedizione civica, perché il matrimonio nell'Antico Egitto è un rito legale civico, come lo rende ufficiale, ma anche appunto come non c'era necessariamente questo concetto, ad esempio, che noi abbiamo a causa del matrimonio di stampo religioso, anche connesso con appunto la verginità e la prima notte. Nel pensare a testi nel quale questa pressione, diciamo, questo evidenziare l'argomento sessuale occorra in un rapporto sociale standard e bilanciato, forse no, perché appunto è quello che dici anche tu, la comicità, l'aspetto carnevalesco del tutto, che occorre quindi con una cortigiana inesistente in realtà come Tabubu, occorre in questo bordello rappresentato nel papiro erotico di Deir el-Medina, occorre durante queste celebrazioni orgiastiche quasi falluforiche che abbiamo visto in questi ostri accademotici, quindi anche qui. E forse il contesto speciale che in un certo qual modo legittimizza la trasgressione. La cosa importante è pensare appunto che la trasgressione non è la trasgressione come la concepiamo noi. Ad esempio, appunto, il fatto che il sesso di suo nella tradizione egizia avesse un aspetto fondamentale, che ovviamente non ha nella tradizione quantomeno giudeo-cristiana, ma se pensiamo anche solamente alla cosmogonia egizia. C'è un caso, uno dei vari miti per la cosmogonia egizia, il cosmo inizia perché è attraverso la masturbazione del dio Atum. E ovviamente quello non ha alcun che di comico, non ha alcun che di faceto, però ovviamente il sesso, da quel punto di vista, ha comunque un ruolo diverso da quello che noi ci possiamo immaginare. Quindi il sesso può essere estremamente religioso, canonico, ufficializzato, ma anche dallo stesso punto di vista, ma anche invece estremamente sovversivo in quel tipo di racconti che abbiamo visto, e dove diventa invece più grezzo, dove appunto, diciamo, nel concreto, se siamo in classe, stiamo leggendo dei testi, leggiamo appunto la cosmogonia, abbiamo questo racconto di Atum, se uno studente si mette a sghignazzare non è proprio adatto. Se invece uno studente si mette a sghignazzare quando stiamo leggendo Horus and Set, a quel punto invece lo capisco, perché da un certo punto di vista sta reagendo come gli antichi egizi avrebbero reagito a questo testo. Domanda, curiosità per il dottor Prada? Volevo ricollegare a quello che abbiamo appena detto sul fatto che questi sono contesti speciali. Tabubu è un personaggio eccezionale, una cortigiana, quelle donne nel papiro erotico satirico sono delle cortigiane, anche se non è chiarissimo, ma comunque sembra di quelle. Insomma, quindi sono dei luoghi, diciamo, semi fantastici, oppure anche che corrispondono ai luoghi forse reali, per cui
diciamo, degli uomini possono poi sbizzarrirsi, diciamo, esercitare una, diciamo, una sfrenare la loro libido, non saprei come, forse devo dire in latino, non lo so, comunque vabbè, il punto però è anche, perché è importante notare che, osservare che tutta una serie di restrizioni rispetto all'esibizione o alla raffigurazione del corpo femminile, maschile, nudo, eccetera, non operano nell'arte egiziana, o meglio, questo in realtà non è vero, non operano, diciamo, nello stesso modo in cui non c'è lo stesso tipo di censura che c'è nella nostra, però un decoro esiste perché nelle raffigurazioni normali sia l'uomo che la donna sono vestiti per nei termini che prescrive la morale egiziana, che, diciamo, almeno hanno comunque i genitali di norma coperti, tranne scene particolari, tranne casi particolari, nell'arte formale, quella che è governata dal decoro, diciamo. E invece poi esiste tutto un sistema di, tu stessa hai fatto vedere quella bella lettera con il marito che dichiara di non molestare le servette, esiste tutto un sistema di controllo invece della sessualità, tutto un apparato, in particolare non solo evidentemente, ma soprattutto di quella femminile. L'adultera di Westcar finisce bruciata, voglio dire, nel capitolo 125 del Libro dei Morti ci sono varie confessioni negative legate a atti sessuali, quindi comunque il problema di controllare la sessualità, che è pericolosa perché può scardinare i rapporti sociali, perché ci sono le implicazioni economiche, c'è il controllo della riproduzione e della prole, cioè, quindi tutto questo esiste in altri termini, ma volevo solo, perché tu hai parlato giustamente di tutto quello che è altro rispetto a, ecco quello invece che è simile ai sistemi, diciamo, storici a cui apparteniamo anche, sì, anche noi. Mi piace appunto, come dici, soprattutto un controllo dettato dal decoro sociale, mentre invece spesso volentieri, ma forse nell'Ottocento, Novecento, ma anche, forse anche nel 2019, spesso volentieri in varie società del mondo contemporaneo, quel decoro è dettato più da ragioni religiose, che poi possono essere un mascheramento delle ragioni sociali, d'accordo, però dal punto di vista ufficiale sono religiose. Dal punto di vista egiziano, quando si pensa appunto a sessualità e tabù sessuali, è vero che ci sono passaggi nel Libro dei Morti, incluso il passaggio riguardo a Nek, eccetera, eccetera, quindi uno dei vari passaggi che anche a cui si riferisce riguardo alla discussione dell'omosessualità nell'Antico Egitto, però diciamo che è più limitato. Però sono d'accordo, e sono anche d'accordo quando parli assolutamente dei criteri della rappresentazione artistica. Pensiamo ad esempio anche nelle rappresentazioni di dei, quando vediamo la figura di Min, non dobbiamo dimenticare che lui è comunque rappresentato come un dio mummiforme, quindi in realtà ha questa erezione ma non è nudo, è che è completamente coperto, e questa veste mummiforme, nello stesso qual modo come Osiride. Se andiamo anche qui, sto nel Nuovo Regno, se andiamo al tempio funerario di Seti I ad Abido, nelle cappelle del tempio, abbiamo la rappresentazione di Osiride sul quale Iside atterra in forma di nibbio o di aquila, quant'è. E in quel caso anche qui Iside ovviamente è rappresentato itifallico, perché sta generando dopo la sua morte Horus, quindi indubbiamente sì, abbiamo comunque questi tipi di criteri, di canoni che regolano l'espressione standard, che sia il decoro artistico o che sia il decoro sociale. Ho finito il microfono in mano per dire una cosa brevissima invece sulla lettera quella dei due amici che, diciamo, simpaticamente minacciano quest'altro personaggio. Io mi fa venire poi tanto in mente Catullo. Sì. No? E qui sempre. Quindi capo vostra quel romanzo. Ecco, mi ha rubato la citazione di bocca, quindi. Esatto. Quindi diciamo così. E quindi quindi sì, ci sta. Secondo me io sono del partito dello scherzo sì. Letterario. Sì, sì, fra amici, diciamo. Ci sono altre domande? Bene, allora noi ringraziamo ancora il dottor Prada per questa bellissima lezione e speriamo di averti ancora presto a Torino. Grazie. Grazie a voi.